il legislatore ha dato delle possibilità di aumento di quello che è il costo economico che ridà indietro alle persone, migliorando energeticamente le strutture. Specificamente sono due gli interventi possibili. Uno è un efficientamento energetico sugli edifici classificati tipo E1 e E2, che praticamente dà la possibilità di aumentare il 10% il contributo a fronte di una riduzione del 30% dei consumi rispetto al preesistente. Quindi gli dice: tu devi fare delle opere. Se vai oltre quello che avevi, migliorando energeticamente oltre il 30%, io ti riconosco un quantitativo economico maggiore, superiore. Questo è molto interessante, pure, perché comunque sia, come diceva, ripeto, non esistono deroghe. Quindi nel caso che a quella determinata casa sia crollato il tetto, debba essere rifatto il tetto, io devo comunque arrivare a un isolamento energetico di quella struttura. Quindi è facile che si possa, con un extra costo relativamente limitato, avere un risparmio energetico di notevole importanza. In questa specifica parte delle ordinanze, per risparmiare il 30% da un punto di vista energetico rispetto al preesistente, e tenendo conto che molti interventi devono essere realizzati, spesso non devono essere fatti gli interventi, scusate il termine, stratosferici molto molto particolari, ma molte volte gli stessi interventi che sono già previsti, se vengono leggermente migliorati, possono arrivare a dare il nostro quantitativo economico e quantitativo energetico richiesto. Ad esempio, molte volte molte strutture, soprattutto relativamente di non troppo alte, case di campagna o case isolate, devono essere rifatte in tonaci armati. Rifacendoli in tonaco armato si era già costretti a dover fare un isolamento esterno della struttura o interno. Magari migliorandolo ulteriormente si può anche avere un qualcosa in più, sia energeticamente ma anche economicamente, come finanziamento. Stessa cosa vale per il tetto. Ricostruendo il tetto dovevo comunque isolarlo, perché ripeto, una volta che metto mano a una struttura devo comunque arrivare a fare un isolamento. A questo punto faccio qualcosa in più, magari usando anche tecnologie innovative, isolanti naturali, isolanti riflettenti o altri strumenti per cui posso investire qualcosina in più, ma ho un aumento, ripeto, del costo convenzionale del 10%. Quindi è una cosa che può essere anche economicamente interessante per le persone che vanno poi a trovarsi una casa riqualificata con un costo di gestione molto inferiore a quello precedente. E questi interventi non sono totalmente, non sono particolari, ripeto, si parla magari di una struttura del tetto, della parete, delle finestre, sono interventi localizzati e puntuali, dove il professionista può andare a cercare la soluzione migliore per, a seconda delle esigenze di quello che deve essere realizzato, a seconda anche del danno che ha provocato il sisma. Poi abbiamo la seconda, opzione delle ordinanze, cioè solo nei casi di livello operativo E3, quindi in caso una ricostruzione totale, ovvero demolizione e ricostruzione dell'edificio, se si va a realizzare un intervento in classe energetica A, si può avere un extra, un incentivo extra del 15% rispetto al costo convenzionale di costruzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'edificio è molto danneggiato e non si può ripristinare, ma si deve andare a fare una demolizione, si può anche arrivare a pensare ad avere un aumento del costo convenzionale del 15%. Però attenzione, a differenza di quello che abbiamo visto prima, è un intervento come se fosse un nuovo costruzione, quindi bisogna integrare tutta la progettazione anche dal punto di vista energetico. A questo punto non bisogna più puntare sulla semplice struttura, ma bisogna pensare al progetto non come la ricostruzione della casa to cure post sisma, ma anche riprogettare interamente la parte energetica, isolamenti, tetto, pareti, pavimento, finestre, fonti rinnovabili, quindi solare termico, fotovoltaico, energie rinnovabili, geotermia, e lavorare su una riqualificazione globale, quindi la vera classe A necessita di un'accurata progettazione, perché tanti pro
però attenzione che qualche problema lo porta avanti, proprio di, per problemi intrinseci, per problemi normativi tra le varie tipologie normative. Quindi la le ordinanze hanno permesso a chi si trova ad aver avuto dei danni da sisma anche delle opportunità. Cioè il sisma sta diventando dal punto di vista energetico un'opportunità. Un'opportunità dove un'intera fascia, un'intera zona, un'intera chiamato cratere può attraverso degli interventi mirati ridurre i consumi energetici. Quindi si può avere la possibilità di avere delle strutture edili notevolmente migliorate senza dei costi di costruzione molto più alti, perché una parte vengono compensati dall'aumento diciamo, economico da parte della regione, però bisogna stare attenti, diciamo, a studiare l'intervento in base alle esigenze di quello specifico edificio. Vai pure avanti. Questo, attenzione, perché questa normativa, benché, ripeto, è stata secondo me una cosa molto interessante, perché avremmo comunque dovuto isolare termicamente. L'ordinanza ha dato la possibilità di integrare, di aumentare economicamente il costo convenzionale, però si porta dietro alcuni problemi. Alcuni problemi dovuti al fatto che la norma, le due frasi che avete letto sono tutto quello che trovate sulle ordinanze, bene o male, sulla questione energetica, ma dietro ci sono tanti piccoli problemi. Tanti piccoli problemi che ad oggi si fa fatica a trovare una risoluzione da un punto di vista dell'ente pubblico. Per quale motivo? Perché la norma non è propriamente chiara. Ci sono alcune piccole incongruenze sul risparmio del 30%. Ad esempio, la norma dice se uno crea un edificio in modo tale che abbia un risparmio del 30% rispetto all'anno precedente, può avere un aumento di costo di costruzione. Però qual è il problema? Che se la persona che c'era l'anno prima non ha vissuto in casa perché magari era all'ospedale, era operata o non era in quell'edificio, oppure l'edificio è stato utilizzato da una persona diversa, molte volte i consumi non sono realistici. Quindi sarebbe stato meglio che il legislatore avesse utilizzato dei parametri normativi differenti per dare, in modo da dare la possibilità al progettista di mettere sullo stesso piano l'edificio preesistente o quello futuro. Perché mentre i consumi passati sono ovvi, si ricavano delle bollette dell'interrogatore, di ERA, IMAG o chiunque sia, i consumi futuri sono previsti, sono progettati. Quindi non possiamo avere certezza del consumo futuro, perché spesso l'uso e l'utilizzazione dell'edificio da parte delle persone modifica i consumi. Se la persona, signora Maria, classica, vuole stare a 40 gradi all'interno di casa, 24, 25, quelli che siano, i consumi saranno più alti di quelli previsti dal normatore, ma al contrario, se la casa è abitata saltuariamente o la casa è utilizzata da persone che rimangono a temperature molto basse, nessuno progettista riuscirà a risparmiare il 30% rispetto all'anno precedente in maniera corretta, realistica. Un altro problema, dopo ho anche finito, l'altro problema insorge sugli edifici in classe A. Per quale motivo? Perché la demolizione e ricostruzione di questo tipo di edifici si presenta anche per i condomini, dove l'edificio in classe A per gli appartamenti non è la classe migliore, esiste la A+, ma per i negozi, attività commerciali, la classe A è la migliore. Quindi cosa vuol dire? Che c'è incongruenza normativa nella richiesta. Inoltre si parla di edifici, ma si intende unità immobiliari o l'intero complesso degli edifici? Perché la singola unità immobiliare raggiunge la classe A è diversa che l'intero complesso di edifici. Quindi, cosa voglio dire questo? Che ci sono delle opportunità interessanti. Mi dispiace definire il sisma un'opportunità interessante, però da un punto di vista normativo, e come hanno detto alcune persone che mi hanno preceduto, è vero, ci sono delle possibilità che non sarebbero mai realizzate diversamente. Quindi se noi riusciamo a utilizzare queste opportunità, si potrebbero realizzare dei vantaggi interessanti per la collettività. Però bisogna che, a mio avviso, le pubbliche amministrazioni si trovino il modo per rispondere ai professionisti in maniera anche abbastanza rapida.
Un esempio che ho lasciato, poi lascio poi al tavolo successivo, è quello di quando si realizzano pratiche di detrazione IRPEF 65-55%, l'ENEA ha fatto un sito molto molto interessante dove sono presenti costantemente delle FAQ. La domanda risposta, e rispondono anche relativamente in maniera molto molto veloce. Io capisco che non sia facile per le pubbliche amministrazioni, però potrebbe essere interessante, visto che noi tecnici che pongono domande spesso pongono le stesse domande, perché i 1000 tecnici proporranno, quando vedono un buco normativo propongono sempre la stessa domanda del buco normativo o quello che pare un buco normativo. Sarebbe interessante che le pubbliche amministrazioni magari facessero, che dassero una base dove si vede anche l'ordinamento, dove si vuole arrivare. A quel punto noi tecnici saremo in grado, senza dover sobillare la pubblica amministrazione di domande, mail e quant'altro, di creare le nostre simulazioni, le nostre risposte. Grazie. Grazie.